Parliamo di? Tagliatelle alla bolognese. Tagliatelle o fettuccine? Tagliatelle. Ma la differenza, lo sappiamo che sono tagliatelle e fettuccine? Sì. Ma quali la sono? La differenza è nella lunghezza e nella larghezza. Larghezza. Le tagliatelle sono? Sono più larghe. Ah, e lo sai quando sono state inventate? No. Proprio? Ah, nel 1478, pensa, per il matrimonio della Borgia, la signora Borgia, questo famoso cuoco, zaffirano proprio, era il cuoco di Giuliano II, e proprio perché la Borgia era bonazza, c'aveva, proprio aveva questi capelli ondulati così, no? Allora a un certo punto si sono inventati queste fettuccine proprio gialle, proprio, gliela dedicate, però... Come si fanno le fettuccine? Allora, farina sempre a fontana, no? Queste asdore, queste grandi donne che si mettono lì, la fontana al centro, le uova intere. Addirittura oggi siamo arrivati a fare 32 rossi d'uovo per un chilo di farina. Dunque, veramente è impensabile che una donna riesca a stendere queste fettuccine. Dunque si fa sempre un uovo e un cucchiaio di farina, come nelle case, no? Un uovo, un cucchiaio di farina, un uovo, un cucchiaio di farina. Poi vedi, lui ha messo carote, cipolle e sedano, ha messo la mortadella in aggiunta, la carne, poi uno spicchio di aglio, una foglia di... prosciutto crudo. E prosciutto crudo, perché il maiale era essenziale. Sì. Scusa, che è? Vino rosso. Vino rosso deve essere asciugato bene, mi raccomando, vino rosso. Ci vogliono tante ore di cottura, poi il profumo del fungo secco. Però, in questo caso, noi abbiamo già preparato le fettuccine, guardate. Sono veramente gialle, no? Gialle i rossi d'uovo che danno questo colore. Sì. Allora, hai fatto asciugare il vino? Sì. Gettiamo adesso le fettuccine perché abbiamo già fatto ragù, perché ci vogliono tantissime ore. Mi fai vedere il ragù? Eccolo qua. È chiaro che funghi, porcini secchi non è l'importante, perché no, una volta si asciugavano così, guardate, l'acqua era la cosa principale e poi si andavano a tritare. Ma il trito era una cosa fondamentale, perché il trito... Il sapore non lo dava il trito del fungo per non gettarlo via, era proprio tutta l'acqua che dava questo profumo, questa intensità. Ma non si sentivano e non si sentiva, si sentiva solamente il piccantino del concentrato di pomodoro. Ma era piacevole! Ti mangiavi queste fettuccine con il tovagliolo che doveva essere un po' più grande, e tu facevi. Papà, i fiati che ti arrivavano qui a destra, a sinistra, che film quando si mangiavano le fettuccine. Ecco, qui noi abbiamo fatto ragù, vedi? Guarda, vai, mettilo, non tanta, non eccedere, perché il sugo è poco, vedi? Dai che siamo un po'... Mannaggia! Io intanto vorrei fare una mia piccola variante, prendo il piatto, prendo questo, guarda. Invece di prendere un fungo, anche uno champignon, lo facciamo a fettine fine, in modo da poter valorizzare anche i prodotti che abbiamo. Possiamo fare addirittura, come si chiamano? I prugnoli, quando c'è i prugnoli in Romagna, vai, scolale bene, scolatele, che sennò diventano sempre acquoso. Ecco, vai. Guardate, io prendo anche la mortadella e la posso fare. Ecco, un'insalatina, perché lo sai come viene chiamata? Il caviale dei poveri, invece non è vero, è meglio del caviale normale, perché la mortadella è qualcosa di inarrivabile. Io faccio una bella insalatina di mortadella, proprio questi champignon, proprio una cosettina che io devo andare a richiamare tutto. La mortadella la possiamo anche mettere in marinare per dargli un profumo, per dargli anche una cosa. Guarda, più bavosi, dai, devi arricchire. Mettiamo un po' di pepe. Vai, bello babose, tira, vai, qua, metti qua, eccoli qua, sono belle babose, perché... E poi lo spessore della fettuccina è importante, lo spessore, vero? Sì. Perché è chiaro che noi se andiamo a fare, guardi, una fettuccina ragù, eccola qui, come in casa... Guardate che non picchia, noi ci mettiamo questa insalatina vicino, così, guardate. Dammi un goccettino di olio e poi, scusa, una puntina non può mancare, vero? Che cos'è questo? Concentrato di pomodoro. Ah, bravo, il concentrato di pomodoro. Dai, dove sta? Il concentrato di pomodoro non può mancare, eccolo qui.
per dargli il profumo. Dico, mi raccomando, dov'è lo mio operatore? Eccolo, ecco, dammi il campanello, campanello, campanello. Ecco le fettuccine, il piatto più storico d'Italia. Evviva la Borgia, evviva Zafirano. Ma dove t'hanno trovato? Tagliatelle alla bolognese. Mettere a bagno i funghi, tritare il prosciutto e le verdure, tranne lo spicchio d'aglio. In un tegame di coccio scaldare l'olio, insaporire l'aglio ed eliminarlo. Aggiungere le verdure e il prosciutto, far dorare a fuoco basso. Unire la carne e i funghi strizzati e spezzettati. Far rosolare, bagnare con il vino e far evaporare. Versare il pomodoro, un pizzico di sale, uno di pepe, uno di noce moscata e cuocere per un'ora abbondante. Se asciugasse troppo, aggiungere brodo caldo. Lessare le tagliatelle, scolarle al dente e condirle con il ragù e il formaggio grattugiato. Il tocco di Vissani? Accanto alle tagliatelle, adagiare un'insalatina di champignon e mortadella condita con olio extravergine, una puntina di concentrato di pomodoro e maggiorana.